Nel 1964 la sinistra protestava contro l'autostrada del Sole, l'autostrada 1, perché diceva che era un'opera inutile, era un'infrastruttura, una rachitica di un'Italia rachitica, no, questo diceva, l'autostrada del Sole. Immaginate l'Italia senza l'autostrada. Partito comunista che non esiste più, signora. La sinistra di allora. Oggi la sinistra di oggi, no, che non si chiama più Partito Comunista. C'era la sinistra di governo, che era quella socialista. Sempre quello è, soprattutto la Schlein, che sempre sarebbe sicuramente stata nel PCI, sempre comunista è, dice che il ponte è un'opera inutile. Ah, ora, sapete che col ponte di Messina noi collegheremmo con l'alta velocità del treno tutta l'Italia, da Milano fino a Palermo, con l'alta velocità, ci sono i piani di sviluppo di Trenitalia a 10 anni che collegheranno con l'alta velocità del treno i cittadini siciliani fino a Milano. Oltre che il ponte. Senza le infrastrutture il meridione non può campare soltanto di assistenzialismo, così come è nella visione del Partito Democratico, cioè tutto il resto d'Europa deve crescere, forse un pochino il nord Italia, e il meridione invece deve restare immutato, senza infrastrutture che permettano lo sviluppo, magari con un po' di reddito di cittadinanza. Ma forse in Sicilia ci sono un po' di infrastrutture questa da fare, una no? prospettiva per il meridione fallimentare. Forse allora, no, voglio sentire anche Francesco Borgonovo, e poi ovviamente